Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Ovviamente non sono solo, al mio fianco, come sempre, Stefano Nala. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Ti aspetto una partita fantastica, Stefano. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. Con il numero 6, Chris Smalling. Con il numero 17, Jordan Veretout. Ecco la formazione con cui scendono in campo i padroni di casa. La scelta del mister è ricaduta sul 3-4-3, modulo spregiudicato che evidenzia la loro voglia di fare la partita. Mi piace il loro atteggiamento, Pier, non hanno paura di attaccare, anche a costo di scoprirsi. Vedremo se si rivelerà la tattica vincente. Il Napoli ormai da diverse stagioni è una delle realtà più interessanti nel calcio italiano e europeo. Una squadra che ha ottenuto risultati molto positivi, ma soprattutto che ha fatto divertire con un calcio veloce e votato all'attacco. Già, Pier, è sempre un piacere vederli in azione. Hanno diversi giocatori che non sfigurerebbero nei principali top club europei, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. È tutto per ora, buon match a tutti! Ecco l'11 titolare del Napoli per questo match. Scelgono di giocarsela viso aperto, vanno in campo tre giocatori d'attacco, di cui due in posizione defilata e ovviamente una prima punta. 4-3-3 classico, utilizzato anche in Italia da parecchie squadre, è sinonimo spesso di un calcio rapido, ben organizzato. Non riescono a tenerla. Dries Mertens. Riceve Mertens. Lorenzo Insigne. Qui il difensore ha delle responsabilità, Stefano. Direi molte. Ottima la scelta di tempo del portiere. Non gli ha dato il tempo di tirare. Uno dei motivi di interesse di questa sfida è certamente il duello a distanza fra questi due giocatori. Stefano, che ne pensi? Potrebbero essere loro a deciderla oggi? Perché no? Sono due giocatori di talento su cui puntano molto i rispettivi allenatori. E giustamente aggiungerei. Dries Mertens. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Mancini. Mette in movimento Pedro. Erin Dzeko. Veretout. Mkhitaryan. Si avvicina all'area. Contrasto ruvido, vigoroso. Occhio ad Insigne che ha metri. La sterzata di Insigne. Perde banalmente questo pallone Mertens. Pallone invitante. Gran botta che per poco non finiva dentro. Pallone che ha sfiorato il palo. È uscito davvero da niente. Posto di polizia dello stadio. Fabian. Gran dribbling. Rete che apre le marcature. È arrivato dunque il gol dell'1-0. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente nell'occasione. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Spinazzola.
Palla per Mkhitaryan. Palla che esce, sarà fallo laterale. Mkhitaryan. Mkhitaryan! Si immola il difensore. Cerca il pareggio, vedremo come sfrutteranno questo corner. Corner corto. Cerca il pallone profondo. Tentativo di testa che meritava miglior fortuna. Pallone che ha sfilato fuori, non di molto. Ah sì, ha cercato l'angolino, non ha trovato lo specchio, davvero per poco. Dries Mertens. Isai. Contrasto deciso. Palla fuori, sarà rimessa. Errore nella circolazione azzurra. C'è spazio per andare. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Ottima scelta di tempo, buona risposta del portiere. Insigne. Isai. Prova a salire lateralmente il Napoli. Cross in mezzo. Lozano. Prova a far partire il tiro. Conclusione al volo, a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole. È stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Veretout. Gran palla. Palla girata sulla corsia. Avanza Mkhitaryan, portiere che blocca senza problemi. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Sicuro qui Ospina. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi 1-0. Dopo un primo tempo favorevole al Napoli, vedremo cosa ci riserverà la ripresa. Karsdorp. Dzeko. Pellegrini. Palla ancora in gioco, pericolo. Strepitoso l'intervento del portiere. Una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Occhio al cross in mezzo. Azione sfumata, senza problemi. Gli porta via bene il pallone. Non è finita. Allontana Koulibaly. Calcio d'angolo. Sono a caccia del gol del pari. La mette in mezzo. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Era fra i protagonisti più attesi del match Mkhitaryan. Ti è piaciuto fin qui Darmeno? Nel primo tempo è stato ingabbiato bene dalla difesa avversaria. Uno spauracchio per gli altri che gli ha impedito di rendersi. Occasione per Mertens. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. L'allenatore sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Non si fida, spazza via di pugno. Mkhitaryan. Avanza Mkhitaryan.
Occhio al contropiede. E con questa rete si riportano in parità. La regia ci ripropone qui il gol. Un pallone messo in mezzo davvero troppo invitante. La messa di testa in rete senza nemmeno dover staccare. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Azione interrotta. Pedro. Punta l'area. Palla recuperata dagli avversari. Buona l'idea qui. Sale Insigne. Nessun problema qui per Mirante. Devono cambiare atteggiamento e soprattutto tirare di più in porta. Semplicemente vogliono vincerla. I numeri parlano chiaro, hanno creato pochi pericoli al portiere per sperare di fare il risultato pieno. Fossi il tecnico cambierei strategia cercando di sfruttare magari di più le fasce. C'è l'errore, perdono palla. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Palla ribattuta ma non è finita. Arbitro che assegna la rimessa con le mani. Palla che torna in possesso. È il Napoli a cercare con insistenza il gol del vantaggio. Bakayoko. Giocata interessante per il compagno. Grande opportunità. Attenzione, il pallone lì. Napoli che attacca a caccia del gol partita in questo finale. Palla regalata dal Napoli agli avversari. Zielinski intercetta il pallone con un intervento provvidenziale. Si giocherà ancora per 2 minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Isai può andare in porta qui. Politano, intervento provvidenziale del difensore, ha evitato un gol fatto. Occhio perché ci sarà un cambio con il numero 7 Lorenzo Pellegrini. Dentro con il numero 4 Brian Cristante. Palla in area di rigore, ci mette i pugni e allontana. E dopo 90 minuti le squadre sono dunque in parità.